Newsline. Filo diretto con l'informazione. È stato eseguito nel Policlinico di Bari un raro intervento di artroprotesi totale d'anca bilaterale su una paziente di 14 anni affetta da necrosi di entrambe le teste femorali provocata da una lunga chemioterapia necessaria perché affetta da leucemia. L'intervento è stato eseguito nel reparto di ortopedia diretto da Biagio Moretti. La ragazza di origine marocchina era arrivata al Policlinico di Bari un anno e mezzo fa ed era stata assistita dopo essere caduta mentre si trovava in vacanza in Italia a bordo di una nave da crociera che aveva attraccato nel porto del capoluogo pugliese. In ospedale la diagnosi di leucemia seguita da una terapia durata circa 18 mesi. Durante la degenza la giovane paziente, che da grande sogna di fare il medico, è stata seguita anche nel suo percorso scolastico. Sono 6 le case editrici lucane accreditate per la 33esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un evento importante che quest'anno ha una doppia valenza perché finalmente si potrà tornare in presenza. L'impegno del Consiglio regionale di Basilicata è quello di comunicare le radici della nostra regione, lo ha detto il presidente del Consiglio Carmine Cicala. La partecipazione della Regione Basilicata al Salone Internazionale, che si svolgerà all'Ingotto Fiere del capoluogo piemontese dal 14 al 18 ottobre, è stata presentata in un incontro con i giornalisti che si è svolto nel Palazzo del Consiglio regionale dallo stesso Cicala, dal direttore generale del Consiglio regionale Emilio Libutti e dal dirigente della struttura di coordinamento comunicazione ed eventi Pierluigi Maulella. Blitz antidroga ha portato all'arresto di 14 persone nel Foggiano e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. È scaturito da un sequestro avvenuto nei mesi scorsi di una piantagione di marijuana composta da oltre 10.000 piante a Trinitapoli. Secondo quanto accertato dagli investigatori, gli indagati avevano messo in piedi un'ampia attività di spaccio, prevalentemente a gestione familiare. Delle 14 persone destinatarie delle misure cautelari, 8 sono finite in carcere, 5 ai domiciliari, mentre una persona ha ricevuto l'obbligo di firma. Gli arresti sono stati compiuti a Trinitapoli e nei comuni di Serra Capriola, Chieuti e San Severo. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno scoperto e ripreso 5 indagati di Trinitapoli che si prendevano cura della piantagione. Per questi ultimi le accuse sono di produzione e spaccio di droga. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata in Basilicata con epicentro a Campomaggiore in provincia di Potenza e Oliveto Lucano in provincia di Matera, circa 30 km da Potenza. Secondo quanto si è appreso, il terremoto registrato a una profondità di 36 km non ha causato danni a cose o persone. Gli studenti del Politecnico di Bari sono tornati in aula dopo la prima settimana di lezioni online. Aspiranti ingegneri, architetti e designer hanno fatto ritorno alla modalità in presenza, sempre nel rispetto delle norme Covid e con nuovi strumenti tecnologici. In classe c'erano esclusivamente i ragazzi che avevano prenotato il posto attraverso l'apposita app messa a disposizione dal Politecnico. Il sistema informatico registra le richieste fino a raggiungere il 50% della capienza dei locali. Le prenotazioni sono state complessivamente oltre 3.500. All'ingresso nelle aule gli studenti ai quali è richiesto il Green Pass confermano la presenza scansionando un codice QR con il telefonino. Tutti gli altri seguono le lezioni da remoto attraverso la piattaforma Teams. Le aule sono tutte dotate di sistemi di videoregistrazione con telecamera orientabile, microfoni ambientali e maxi schermo con lavagna digitale touchscreen che consente ai docenti di interagire contemporaneamente sia con gli studenti presenti in aula sia con quelli in remoto e condividere disegni, grafiche, dispense e qualsiasi altro materiale audio e video. È indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora La Greca, la donna di 30 anni originaria della provincia di Salerno, morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina di via di Giura nel rione Parco Aurora. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Newsline. Filo diretto con l'informazione.